Buonasera! Mi piace vedere questa gente ignorante che si fida del primo coglione perché a me me l'hanno detto, ma non lo di a nessuno, eh! Perché io ho parlato col prima, con... Aspetta! L'inserviente che lavora nelle cose, che lui conosce il primario e quindi sa... che in realtà tutti quelli che sono adesso lì in realtà sono tutti quelli vaccinati e quelli non vaccinati non ce n'è nemmeno uno all'ospedale. Però non lo possono dire perché il vaccino in realtà ci sta contagiando tutti. Penso anche di aver... svelato la realtà e si sentono anche fieri, fa visto io so la verità che bimbo mio te dovresti ricominciare dall'asilo, ricominciamo a ristudiare le tabelline, imparare a leggere, a scrivere l'alfabeto prima maiuscolo perché quello che fa, poi la prendiamo in corsivo perché quello è un po' più difficile, complesso, no?
Poi, quando arriverai ad avere un cervello di istruzione elementare, possiamo. Guarda, si è ricusato un'altra volta È il. vero. Perché ora bisogna battere lui. Ok. Quanto basso l'hai messo? Ah sì, perché stamani, cioè oggi pomeriggio ho messo il coso. No, no, l'hai proprio azzerato. Sì, l'avevo quasi azzerato. Ma dicevo, perché sento proprio lontano, Che andrà lì lontano? Io, piano. ragazzi, veramente. Cioè, è possibile che sforza più questo che il del gioco di oggi? Ma perché questo ha anche più cose grafiche in realtà, più roba al suo interno rispetto a quello di oggi? Beh, quello sì. Pensa agli impatti E visivi e tutto. il che mi fa pensare, cioè, un gioco con la grafica disegnata pesa infinitamente meno di questo, che non è un graficone. Vabbè, molto pixel art, cazzo È, che no, comunque non è un te. Pensa anche graficone che Genshin Impact. e che invecchierà Pensa anche abbastanza. che Genshin Impact, che è tutta Esatto. grafica fatta a mano, cioè È tutto il. esatto. E tra l'altro considerando che si chiamava Chris Tale, mi pare quello che si chiamava. Chris Tales, sì. Chris Tales e Genshin Impact, così come Borderlands, invecchieranno benissimo, pesano un cazzo e poi farci un botto di roba molto, visivamente molto figa. Perché No, ma soprattutto allora li basta. la gente... Perché Ma soprattutto, ripeto, la cosa bella di quei giochi che li di basta, mi sa che qua bisogna. noi siamo venuti da destra, se non ricordo male. No, devi usare per forza il mouse con le freccette. Cioè, sicuro di. Infatti, non è un caso che giochi di quel genere sono gli unici che Ah no, da qui effettivamente, a sì, sono differenza di brutti. anni. Ritorni indietro, mi Sì, scusa. era A aperto. differenza di anni, gli basterà semplicemente una remastered per rimettersi in pari. Per arrivare alla tappa. Non ciccare proprio adesso. Ah, che siamo arrivati qui, mi sa. Effettivamente era a 3. Basta più giovane. Quello che fa? Giunte a una carta che consegue il suo sigillo, ottiene uno di potenza. Ah, quindi divento La io. creatura di fronte a una carta, è vero. Noi se lì ci mettiamo. No, quell'altro. Quello da uno, Mirko. Se ci metti quello da. Quello. Ci metti quello, quando quell'altro lo gioca, avrà uno di attacco. No? Sì, però questo nuovo. Ok. Io che scicchio. Perché casomai ci metto questo che almeno ci dà un No, e contenitore. vedi che hai sbagliato tantissimo a mettere, che era quello giù, quello sopra, mettere le cose ti uccido il cecchino. Bravo. Sì, Dovevi vabbè. metterci quell'altro, brutto imbecille. Mettici il 2. E distruggi il contenitore vuoto e metti. Quando riabbiamo il coso, invece si mette a mitragliare poi. Quello che fa? Si muove. Ah no, si inverte. Sì, subisce danni, scambia la sua salute con la potenza. Vabbè, noi non abbiamo niente da mettere lì. Quindi intanto pesca. Intanto pesca, vedete, intanto c'è almeno il mio cervello. Non puoi giocare niente. Ah, sì, prendi il martello, distruggi e metti il mitragliatore. Non questo però, in realtà conviene più qui, perché se faccio questo attacco anche il... qui. Se lo metto qua. Perché questo attacca a diritto e chi se ne frega. Vabbè. Rimettilo lì. Ah, in realtà ora lì ci potresti mettere. Vabbè, io gli faccio sempre 2 danni e più o meno muore.
Hai raggiunto la prima tappa. Figo. Ah, quindi comincio. I tuoi oggetti sono ricaricati. Ok. Distrutti nell'aria resteranno tali. Quando aprirai verrai riportato qui. Ok. Ok. È un sistema elegante. Ah, cos'è per dire che ci sono... Perché c'è il mouse sopra, vero? È alzato il lombraso. Ci va a vedere il mercato. Ah, cos'è quella lì? What the fuck, cavolo. Andiamo a vedere quello, dai. Prolungato commercio. Qui le tue robe monete vengono accettate. 2, 6, 10. Non mi ricordo quante robe monete ho. Oh, guarda, clicca semplicemente sopra. Ce l'avevamo. Quello là che almeno abbiamo la difesa contro quelli volanti. Solo per la difesa. Ora zero, guarda, te lo fa vedere per terra quante ne abbiamo. È vero, allora. Ora sì, figa sempre adesso. Proprio orientale, non ci sono molte cose di valore da queste parti. Ma devi comunque esplorare i dintorni. Sai, per la grande trascendenza. Ok, troppo alto. Ma mi sa che là sono le mie cupe che sono più basse. Allora, lui è quello che mi potenzia. Devi mettere questo che così tanto anche se muore. Sta due. Sta due. Ma intanto questo lo metto qua. Ah sì, che me lo distruggi. Anche se in realtà poteva assorbirti un colpo, tipo, però... Invece di prendere due di danno... Vabbè. Sì, ho sbagliato, mi prendo il pezzo di due. Ora c'è come metto. Quello per ora che è buono. Sì, che almeno possiamo anche attaccare volendo la carica laggiù in fondo, vai. Per una base questo. Vai. Beh, potrei mettere il robot scudo per. Sì, almeno ne para uno. E comunque si mette anche il danno. Quello due non c'ho un cazzo. Va. Ah, ha fatto una faccia con te. Allora. Perché non è male questo? Se ci si sposta in direzione centrale. Però non è male, è un 1-1 con due cariche. Sì, perché il cane da guardia è buono perché si sposta sempre dove viene messa l'ultima carta, ma costa 6. Sì. Ora. Proviamo subito. Proviamo intanto a vedere dove ci può andare. Infatti. Ok, allora qui siamo arrivati a un altro incontro, torniamo tutti indietro e poi andiamo dall'altra parte. Cos'è? Era qui dove sera? No. Beh, prova a cliccarci. Cos'è? Fammi indovinare. Tornare alla tappa, fare scatto di oggetti e forse passare al negozio. Voglio che tu vinca, ma non può essere così facile. Puoi tornare alla tappa... Ma tutti i tuoi bot ribelli che hai eliminato in questa zona torneranno in vita. Quindi sei pronto? Sei proprio sicuro? Ah no, non c'è senso. Fanculo.
Ah, questo è quello con la bomba. Sì. Ah, questo è normale, però. Beh, che tanto anche se me lo distrugge... Frega, no, non senso. Attacca tanto. Sì, no, ma nel senso, se poi verrà distrutto, nel senso, mi importa una ricca sega. Io ripeto sempre, perché non lo metti mai davanti a chi ci fa danno? Allora, mi conviene... Perché... no, però costa uno, giusto? Cos'è quello? Intanto si sposta. Hai ragione. La Madonna, quanti ne gioca? Uno tanto non fa danno. Allora. Può giocare uno di queste tre. Mi sopravvive per un turno solo. Ma in realtà questo metterlo qui perché bypassa questo e poi dopo muore, ma almeno non mi diventa un 5-1. Vabbè. Ce ne servono semplicemente. Allora, facciamo una cosa. Metti. Perché potrei mettere il cicchino. Bella cosa, possiamo. Questi due. Fermati. Se usi la carica, si riempie. Riempie tutto. Clicca. No. Riempiono tutti i cosi e basta. Non riempiva gli ultimi due? No. Perché? Ti riempiva quelli che avevi già. Ah, ok. Quindi niente. Metti allora uno. Quello cosa a difesa sotto uno di quelli. Vabbè, tanto questo non attacca. No, io intendevo quell'altro però. Questo. Quello. Sì. Lo chiamo con un attacco. Vai. Siamo qui sotto. Dicevo, in realtà potremmo usare anche il robot cecchino. Sì. Per... E distruggiamo uno di quegli altri. Che tanto uno di uno. Vai, mettilo giù. E io distruggiamo questo che almeno no, non mettilo là, che almeno rischiamo che non ce lo distrugge, grazie. Ah, sono. Come questo. Sì. Ah, cazzo, me ne tira un altro. Quello mettilo in fondo. Quello? Sì. Perché così distrugge questo. E poi lì e basta, non c'è nient'altro, vero? Non posso giocare, no? Ok, allora niente, vai. Distruggere la bomba distruggerebbe due nostre e darebbe spazio a lui. No, distrugge lui e questo. Ora come ora attacca lui, che almeno rinverti il coso, poi dopo lo distruggiamo dopo. Vai. Ora metti lui. Te. Rendo, andiamo avanti. No, pure. No. Così. Sì. Lascia così. Attacca dove non c'è niente. Vai. Ma se la suite. Beh, se non ha carte in realtà anche fare questo. Vabbè, a parte che non cambia un cazzo.
quello che mette ritorno a sette morti. Eh sì, e almeno lo posso attaccare col, col cecchino, lo posso far fuori. Questo tanto non fanno danno a nessuno dei due. Vai. Che sono stronzo. Ma fai danno! Almeno Virgo, il danno extra ci dà soldi. Appunto, almeno ora ne faccio due invece che uno solo. Vabbè, era giusto per ammazzagliare tutto. Ah, ok. Oh, stai chiedendo cos'è quella stella? Stai vincendo un sacco. Ora hai una stella sulla terra. Una taglia sulla terra. Ti rendi certo dei cacciatori di taglie, ma quando muori si resetta. Giù o su? Cioè, adesso giù. Cazzo, questo qua. Ah, fatto giro. Cioè, era qui che ha fatto. Che poi sono andato su. Cioè, di qua era quello. Ah, ok. Del dinero. Vediamo un po' cosa mi dà. Non sei il punto interrogativo. Questo lo spazio di fronte a una carta che per esempio questo giro subisce un danno. Uno. Poi c'è la bomba. Quella cos'è? Quando peschi una carta così. Ah, quando peschi. Sigillo viene sostituito da un altro sigillo casuale. Oddio, potrebbe essere interessante. Sì. No, cosa potrebbe darci? Ok. E vediamo un po' chi è sto stronzo. Allora, questo è. Se ottiene uno di potenza. E chi è elettrificato? Metti sempre quello davanti, almeno siamo sicuri. Vai. Io me l'ammazzo uguale, eh. Sì, vabbè, ma è solo per evitare di prendere danno, Mirko. Ti ricordo che non è quello che bisogna evitare. O a meno che tu non hai, in questi giorni hai giocato un altro gioco. Io mi ricordo così. Sì, quella è la bomba. Potrei mettere questo che almeno lo uccide e si sposta. Guardate che spostarsi non so quanto serva. Vabbè, almeno ce lo regalo delle palle. Il mio nome è Grilletto Granata. Sto per prendermi il tuo scalpo. Ah, okay. Personale, ragazzino. Ora, posso. Ah, questo che faceva? Subisce danni. Ah, scambio assolute e coso. Metti l'uno. Attacco la prima volta che posso. Ah, ok. Vai. Fate pure. Per i tagli. Mettici quello che ha 3 di difesa. Almeno intanto blocchi danni. Vai. Mettici poi il contenitore. Oh! Cane da caccia. È 1-1 però. Mettici intanto questo a difesa. Sì, no, guardavo. Sì, quello tanto su per giù, che costa uno e invece dà anche uno in extra. A posto. Questo con lo scudo sarebbe buono. Almeno uno lo tiene e intanto gli fa danno.
Ottimo questo che se lo mettono in mezzo questo Sì, poi manca esatto. questo e vabbè il problema è che poi E GG. vabbè. Oddio, in realtà non Perché gliel'hai sta. invertito 2 volte. Il Allora, cecchino, che cecchino. buono. Sì. Mettici un botto di quello e basta, che almeno la ricarica lo teniamo fermo e basta. Vai. Prenderò quello scalpo, ma non oggi. Prima volta che incontrerai grilletto granata. No, noi abbiamo praticamente quasi un cazzo di Metti il carta. coso energetico vuoto che almeno ti ritorna in mano. Ah, questo qua. Sì. E finché poi facciamo danno. Il problema è. Forza. Ok, Grilletto granate. Però se continua dall'altro non abbiamo più carte. Fai una cosa, distruggi quello in fondo. Mettici il seguce. Sì. E lì mettici. No, cosa chiudi? Mettici questi. no, anche perché abbiamo vinto. Ma voglio essere sicuro. È Ma andato con tanto giusto ritroviamo, dai. salvataggio. Carica al 100%. Che palla. Non c'è carica in questo vecchio arnese. Ti faccio salire se vai a prendermi una nuova batteria. Io non posso muovermi. Concesso entrare solo nella stanza di verifica. Prendi la batteria del verificatore e torna indietro. Guarda, di là c'è così per le carte, eh? Come c'era in quell'altro. Là, ti vedi? Oh, stacca tutto! Perché? Buonasera Simone, grazie per l'hosting. Appunto, buonasera. Allora, possiamo muovere solo questi. Questo è il solito quello che esplode. Ah, perché Perché questo se mi ammazza. esplodono. Se non li posso No, spostare. dolce elixir non le puoi muovere. Posso fare. Il detonatore della signora Bomba? Certo, prendilo. Fa cadere delle bombe su ogni spazio vuoto. Svuotamento tattico della tavola, non sprecarlo. Quindi è un altro oggetto. Dai che hai Questo. molto movimento qui. Puoi scegliere tra quello che praticamente vedi. Quelle X possono. Puoi portare quell'altro giù? Quello è l'unico che fa un po' male.
Ma un 5-5, che casualità. Aspetta che è ancora in fondo. Non so che simbolo sono quelli lì. Sì, infatti. Sembra quasi quei poteri magici, vedi i cristalli. Una fetta di torta di farina di ceci e una focaccia che fanno il 5 e 5, vabbè. Cecina, si chiama Cecina. La chiama tutta la Toscana tranne il Livorno. Però la cosa più forte è questa qua. No, sono arrivato anche a 4. Butti giù quello. Nell'ultima, solo quello sotto, 1-2. No, scusa, nell'ultima penultima, scusa. È solo così. Perché tre? Fa 4. Il problema sono i simboli che non so cosa vogliono dire. C'era il libro di qui, se non mi ricordo male. C'è anche qui. C'era. Non Ah sì? ricordo. Ah, va. Volta città, Mox verde. Mox arancione. Ho visto Sicilia conferisce la cena, ma non c'è la sua proprietaria, vabbè, Mox Blu. Acqua, portabatteria, detonatore, cecchino. Che in realtà mi interessava. Quello con tutti e tre insieme. Esatto. Poi, Eccolo. quando muoiono contenitori di gemme che si trovano sul tavolo da una parte del proprietario, Esplodono. esplodono. La creatura che di fronte alle creature alleate decenti subiscono 10 danni. Ah, Quindi. ok. Quindi bisogna far 10 danni a quelle. Però che le. Perché praticamente. Allora, aspetta, questo quando. Perché attaccano quelle sotto. Qui non ho capito. Ma non c'è nemmeno una che muore. Forse quella in fondo. Queste dovrebbero essere 10 e 10, scusami. Sì, che questo dovrebbe distruggere anche quella. Aspetta. Questo non dovrebbe distruggere anche questo. Lascia sì, non fa 10 danni. Ok, non ha senso. Non capisco.
Ma perché devono essere distrutti? Ma infatti non ho capito, noi attacchiamo e quindi bisogna distruggere quello sopra, ma non c'è niente che può distruggere, perché hanno tutti e due. L'unico che può è questo qui nel mezzo. Perché questo distrugge questo che sembra che poi distrugga questo. Aspetta un attimo, leva il primo. Attacca. Perché questo dovrebbe distruggerlo. Porta giù il rombo. Sì. Dovrebbe distruggerlo così. Ora sì. Forse perché questo, distruggendo questo, dà la gemma a questo. Scusa un secondo, Che fammi. diventa più grosso, te dice. Scusa, se questo ha dovrebbe dare la gemma a questo che poi esplode. Ah no, però questo è da 2. Lascio quello. Quindi. Perché il problema mio è che questo non ce la farà mai a distruggere questo. Perché ti permette di poterne mettere due di gemme? Ci hai mai pensato? No, nella prima. Così, dici, praticamente ce ne sono solamente anche 3. Sì, ma nella prima dove te ne fa mettere due, perché? Lava quello. Niente. Lava tutto. Ah, quel 5-5 mi pare capire che non serve a un cazzo a sto punto. Perché no, in realtà servirebbe perché dovrebbe bloccare quello che. Ora questo perché fa 3? Ah, quello sotto dovrebbe distruggere quello sopra, giusto? Che Che dà quell'altro una potenza di 2. però viene distrutto da questo. Quindi dovrebbe fare 10 su quell'accanto. Appunto, se metto questa arriva a 4. Devi levare il primo. Leva il primo. Era uno di questi lo dovevi levare perché faceva 4. Perché appunto questo viene distrutto, qui non c'ho niente, ma non cambia. Come fa 4 ore, ad esempio? Che fa? È vero, perché. Perché il primo lo distrugge, il secondo viene distrutto che però fa una deflagrazione di 10. Che comunque non dovrei fare 3 lo stesso. Perché sembra che questo distrugga questo, che mi distrugge anche questo, e quindi questo fa danno. Non ha senso, te a Livorno c'hanno il ca... Guarda, il cacciucco è buono. Il problema è che cosa parli di sweet? Sweet mangia solo polenta o sciale. Io non riesco a capire. No, più che altro non mi tornano i conteggi. Cioè, proprio non mi torna il conteggio. Ora questo perché è zero? Perché non c'è nessun danno? Perché allora, perché forse bisogna contare solo quelli sotto, perché loro non sopra non attaccano.
Allora, conteggiamo da quel punto, infatti 0. Allora, perché nel più effettivamente non succede danno. Col secondo, noi facciamo Distrugge. distrugge, che va accanto, che distrugge quello sopra, che distrugge quello sotto, che distrugge. Infatti, effettivamente facciamo 0 danni perché nessuno realmente ha colpito. No, scusami. Così perché ne faccio 5, ne faccio 3. Che è l'ultimo. Ah, perché conta anche quelli sopra? A questo punto sì. Anche perché se no non c'è senso. Perché allora, perché se, come ho detto io, se te levi tutti quelli sotto, lava tutto. No, anche quello il primo. Vedi? Zero. Ma perché allora no, siamo noi che. Che gli facciamo 3 danni. Che è questo che gli fa 3 danni? Perché li fa tre danni? Non Il primo lo so. distrugge. Perché sembra che questo, quando lo distruggo, mi toglie questo, e quindi questo gli fa 3 danni. Ma non so Ma perché perché. torna? Perché questo farebbe 1 più 2, 3. Ho Quindi capito. se alzi quell'altro diventa 4? No, perché si annullano, perché non va sopra. Ah, ho capito, ho capito. Questo sì, però 4. Questo è 4 perché torna, perché 1 più 2, 3 più 1, 4. Che questo distrugge questo. Che è un punto. Mirko, 1 più 3 meno 1, 2, più 1, 3, più 1, 4. Mezzo le immagini non ti servono un cazzo. Perché secondo quello che hai detto te, là, quello sopra dovrebbe. Che però dovremmo guardare la difesa noi in realtà. Da quello fa 0, effettivamente. Vedi qual è il discorso? Ora invece fa 0. Perché non riesce a distruggerlo, perché non si è andato sopra. Ok, però non torna il conteggio che faccio io. Solo un danno. Ricordo di logica, così dovremmo fare 2. Esatto. Sempre 2 perché ha un senso. 1 perché è solo quello che fa danno. Sempre 1 perché quella è la difesa più bassa. Invece 2 adesso, ok. Due che va sempre, ok, torna. Quello che non mi torna è quando metti l'ultimo. Perché se seguiamo la logica, come si è detto fino adesso, giusto? L'ultimo dovrebbe darti 3 punti. Mentre così diventa 4, perché il primo annulla, distrugge il coso, il secondo ti dà un punto, più 3, più 2, così continua a rimanere qua. Scusami, allora, se facciamo i conti, giusto? Allora, Questo, il primo primo è 0, distrugge quello che è sopra, a 0. pari e diventa 0. 0. Questo Questo distrugge distrugge questo e ti dà questo. un punto. E questo è un altro Più punto, sarebbe uno, 2. due. Più uno di che? Perché fa uno di danno. Perché è Mirko. sopra questo di 1. Sì, quindi un punto danno. Ok, 1. Ok. Più quello, Questo, 2. due. Poi E le altre due da dove le tira fuori? Dalla
quello. 5, però sarebbe 5 meno 3. 5 meno 2 che fa 3. Quindi in realtà Perché sarebbe. diventa qua? Infatti, non capisco perché diventa. Perché, cioè, così fa 2 perché sono questi due. Ma infatti sembra che l'ultimo quasi non te lo conteggi. Infatti l'ultimo non lo conteggia. Cioè, questo sta lì per rompere i coglioni e basta. Ah, ok. Infatti questo poi diventa uno. Questo diventa. È sempre questo, semplicemente che attacca. Perché devi andare sopra. Quindi bisogna utilizzare forse quelle per potenziare qualcosa. Però non c'è. Cioè, ce l'ha solo quelle so da parte sopra. Se butti tutto giù. Metti no, quello lo tira su. Tira su. Attacca. Perché Perché è secondo quello che. questo? Eh? Perché è questo che fa un danno? Infatti, se faccio così non ce ne prende punte. Strano perché comunque un danno lo dovresti fare con quello. No, perché allora, se l'attacco supera la sua difesa, questo muore. Ma muore e basta, lui non subisce danni, muore e basta. Se no, semplicemente scala i punti dalla difesa sua. Però scusami, butta giù. Infatti non ho capito com'è possibile che qui ne faccio 4, perché questo ok e questo muore e fin lì siamo tutti d'accordo. Quindi passa un punteggio di là, un Un punto. punto di qua e questo, che questa mossa sembra far detonare questa cosa, a Che dovrebbe fare quanto 10 danni che pare. non le fa mai. Perché in teoria dovrebbe poi, scusami, secondo la logica, questo lo passa a questo e muore, cioè morendo. Questo lo passa a questo e questo muore. Questo dovrebbe detonare distruggendo questo. E invece non, semplicemente passa le gemme e basta. A quanto ho capito. Voi ci avete capito qualcosa, ragazzi? Scusami, perché allora mi sembra di essere scemo. No, molto bene. Ma allora, detonare, che è questo? Quando muoiono i contenitori di gemme che si trovano sul tavolo dalla parte del proprietario esplodono. La creatura che hanno di fronte le creature alleate adiacenti subiscono. Ah, aspetta, no, è I diverso. contenitori. Quindi, se io distruggo questo, questo e questo vengono distrutti. Facendo. Così c'è. Detonare anche la roba accanto. Quindi, banalmente, questo. Ok, muore. E fin qui ci siamo. Qui è per via di questo, però non ha senso che vada su qui. Ah, forse perché detona questo? Non ha senso. Può darsi. Perché scusa, ma allora. I contenitori di gemme sono questi, suppongo. Quindi, se io distruggo questo, questi dovrebbe far distruggere questi due. Ma bisogna essere noi a fare danno, quindi i contenitori devono essere distrutti per farli esplodere. Non so se hai capito. È dalla nostra parte, devono essere dalla nostra parte per far danno. Quei contenitori devono essere dalla nostra parte, devi distruggerli dalla nostra parte. Che però non c'è, come le fai? Cioè, l'unico che posso far venire dalla mia parte è questo, ma. Non ha, c'è senso. È quello che ti sto cercando di far capire, Mirko. Ha senso quello che dici te. C'è solo un problema che i contenitori di gemme sono tutti di là.
Perché questo semplicemente viene distrutto. Questo. Ok, ma anche se venisse, anche se viene distrutto, porca di quella miseria. Vedi, è questo che ci fa fare. Ci fa fare i danni. Ma non c'ha senso, perché comunque questo muore. Questo, grazie a questo, muore e per questo fa detonare questo e questo. Ma non dovrei fare, non dovrei fargli 3 danni. Perché così arriva a 4 perché... Era così che facevo 4. Devi abbassare uno di qualcosa di questi. No, 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 era come prima, ma uno di questi dovrebbe essere giù. Abbassa ora quello, solo quello. Perché Solo il primo. Uno. appunto questo rimane com'è. Questo muore e questo fa un danno. Cioè non capisco l'ordine, non c'è senso. Allora com'è che qui si arriva a 4, perdonami. Bella domanda. Perché stando a quello che dice qui, è una cosa totalmente diversa. Cioè, quando muore quello, quindi quando una carta te Con la quel simbolo muore. distrugge, i contenitori di gemme che si trovano sul tavolo dalla parte del proprietario, quindi dalla parte di là, esplodono. La creatura che hanno di fronte e le creature alleate adiacenti subiscono 10 danni, quindi in poche parole muoiono. Cioè, quello che hanno di fronte e quelli adiacenti. Mentre il simbolino quello del coso è quello del Mox, suppongo. Quello che ti dà il cazzabubbolo. Che è questo? Quello Vabbè. È un Mox arancione, una carta che possiede questo sigillo conferisce una gemma. Quindi, cioè, quando questo viene distrutto. appunto, quindi da mischia va nel mazzo. Simone, prima No, cosa. allora, scusami. Questo distrugge questo. Che fa detonare questo. Che non so per quale ragione uccide questo. E io non so perché questi due fanno danno lo stesso. E non c'è senso. Perché il primo fa danno a noi o a lui? No, perché la freccia è verso in giù, tra le altre cose, non attacca quelli sopra. Esatto. Ah, già, ti stai dimenticando. Allora, non ti stai No, dimenticando, l'ultimo quello lì. non c'è senso. Perché nemmeno addisso i danni che fa lui a noi. Perché no? Perché io Perché questo gli allora, ammazzo, questo gli ammazzo, lui dovrebbe farmi tre danni. No, infatti, secondo quello che hai detto te, dovrebbe conteggiare i quello che danni. c'è scritto sul libretto. No, più che altro dovrebbe conteggiare anche i danni di lui. Perché a sto punto effettivamente verrebbe 3 più 1, 4. 3 di quello sopra più 1 di quello sotto diventa 4. Però se fosse in questo modo anche così ne prenderei. Cioè, Invece come diventa. dire, così ne dovrei prendere 5. E invece diventa 2 perché sono sopra. Cioè. Non ne ho la più pallida idea quale sia il calcolo che fa. Che effettivamente distruggi tutto. E quindi improvvisamente diventa 3. Mi sembra che uccidendo questo mi distrugga questo e questo mi fa fare 3 danni. Ma non capisco perché. Domanda. Cioè, che non c'ha proprio senso. Qui sono due che sono qui.
Mi si sono. Infatti, se sembra che se distruggo questo, si distrugge anche quello accanto. Infatti, anche adesso, in teoria, non dovrei fargli danno. Perché questo viene bloccato da questo e questo viene bloccato da questo. E invece questo passa. Cioè, o l'unica cosa che mi viene in mente è il. No, a parte non sarebbero 4 comunque. Perché questo me lo. Cioè, sarebbe questa la difesa, ma no, perché la difesa è questa. Cioè, non capisco. Boh, vabbè. Poi si. Casomai intanto vediamo se c'è. Siete spente. Allo stesso, basta che risolvi qualche semplice rompicapo. Ah, che è la versione 3D del. Del Sicilia finché non si trova in posizione verticale. Oh, lei è chiusa. Seleziona tutti i quadrati che contengono carte. Questa è la casa del tipo. Ah no, l'ho chiuso. Che contengono carte. Ah, sono coglioni, ragione. Scimmia a tre teste. Robo pesce? Mi hai trovato? Vendetta per l'ultima volta. Pesce cattivo. Ora abbiamo il pescatore. Il robot te l'hanno detto? Spanda. Aspetta, non mi davano, ma. Su altro. Il coso che c'ha la possiamo usare per qualche cos'altro. Quello prima o poi ci riuscirà a capire che cazzo fa. Andare, si torna al gioco. Quindi ora mo posso alzarmi? Interessante. Penso che ora parte la seconda. Che ora penso bisogna fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il Signore delle Bestie. Sto in particolare. Non si può fare niente. O bisogna giocare una cosa del genere, ma. La spazzatura degli arti scrivi glitch.
Prova a ignorarlo. Non lo ignoro, no. Ti ricordi qual era? 271, se non mi ricordo male. Ma sì, è proprio. No, ora non si. Non ricorderò mai il numero. Andate a vedere le live vecchie, andate a vedere i numeri. Mi ricordo che era. Sì, c'aveva qualcosa. Uno è giù comunque, però non mi ricordo le lunghezze. Sì, era. Era sul 4, mi pare. Ma devi beccarci le lunghezze giuste, Mirko. Lo so. Io sul coso l'indizio era. L'ho visto. Non era il blob. L'ho visto, sai. Su cosa era questo il. Cosa stai facendo? Stai rifacendo il giro? Perché appunto in quell'altro era lì il. No, Mirko, in quell'altro tu ti sei dovuto staccare un occhio. No, c'era l'orario sul. Ah no, era. No, la... quella era per la cassaforte. Quello per vedere quello dovevi staccarti l'occhio, Mirko. Vabbè, proviamo tanto ad andare avanti. Giusto. Ah, posso. Ah, ritrasportarti. Ah, è vero, andiamo, ritorniamo a casa, andiamo a vedere di là. Vai. Sono un coglione. Sì. Tanto che si può andare allo shop. 4 monete. 4 niente. Cazzo. Però ora possiamo vedere di là. La torretta non sarebbe male. Lo 0-1 che quelli passando avanti però prendono danno. Sono nessun danno. C'è un messaggio. Però è 8. E tu è robo monete? Però lasciamoci di dietro robo monete. Voglio vedere quell'altro. Almeno arrivare a 10. Sono un coglione. Vediamo cosa vuole. Bau, spiacente, torna indietro. Lei è quella del ponte. Il ponte è completamente rotto. Torna indietro. Ci vuole del tempo. E un bastone dovrebbe fornirmi il tempo a sufficienza. Ah, ok. Quindi qui saremmo arrivati. So, e porca miseria, mi viene a usare il WASD per forza. No, torna indietro. Su. Usa i teletrasporti. Ah, quindi bisogna andare su. È rivoltante, già. Tu abbia dovuto assistere a una simile scena. È l'ultima area di Botopia in cui c'è ancora della vita. Quella massa imperfetta, fetida e contorta. Puoi cliccare qualcosa adesso? Ah, è la cosa del cacciatore. Infatti, gli alberi. Vado di qua o vado di là? Uscite. Ah, si potenzia questo. Qui ho tutte e tre. Quasi quasi.
Però torna indietro, Mirko. Noi abbiamo trovato una cosa del cacciatore. Andiamo a vedere cos'è quello lì di particolare. Qui? Oh no, sei arrivato proprio nel momento sbagliato. Il generatore stava per esplodere o qualcosa del genere. Devi ricaricarlo prima che esploda. È una corsa contro il tempo, vedrai. Cioè? Di fatto tempo si deve ottenere uno di potenza. Vabbè, mettici davanti. Ecco, il primo tanto puoi mettere solo il coso. Quello, esatto. Tanto questo è un attacco. Sì. Lo metto qua. No! Se glielo metti davanti! Se glielo metti davanti, il tuo deve mettere certa roba! Tipo? Cosa ti cambia? Tutti gli altri hanno zero, effettivamente. Lo dico zero, hai perso, vabbè, non... Allora, dai, cecchino ora. Aspetta, da 4 o lui è uguale. Guarda cosa è successo qua. Mico, l'importante è che ora bisogna fare danno, bisogna vincere prima possibile. Se non esca? Vabbè, fa sempre due di danno. Puoi mettere anche qui? No, quello no, non ci serve danno. Vai, 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 vai. Tempo stringe. Oh, ottimo. Distruggo questo e metto questo. Sono un cretino, ho sbagliato il tasto. Vai, ora distruggi, per piacere. Metti lì. Distruggi anche quell'altro. Allora, a parte intanto metti questo, che almeno abbiamo una tuta danno. Noi siamo a 3. Vai. Ferma quello, bravo. Metti quello. Abbiamo un altro. No, aspetta, vai. Mi sa che non ci si fa. Come on! Fuck! Abbiamo fatto a culo. Oh, fantastico! L'hai ricaricato prima che esplodesse. Non so se ti farei un applauso. La voce non era quello che ti. Ah, vado e torno. Soldi. C'è anche qualcosa sopra. Scegli una delle carte. Ah, potenzia. Ok, scegli. Oddio, questo sarebbe ottimo. Però è già potenziato in realtà. Qualcosa. Aspetta, questo era quello che. Questo. Ah, questo è quello che pusha. Questo. Perché almeno li toglie un danno e li fa un danno a quello davanti. Non è male. Ok, quindi qui siamo a posto. Scusami. Visto che... Ah, questo potenzia... In realtà preferirei arrivare a vedere cosa sono questi due, perché questo so che a sto punto sono sicuro di sapere cos'è che è uno dei potenziamenti. Quindi si prova al boss. Che fa?
Ah, è quello della talpa. E questo è cosa che subisce uno di danno. Per ora posso mettere questo. Sciacchino non ce la faccio a metterlo. Però metto questo per forza. Potrei mettere il robot cecchino, però fa comunque uno di danno. E lui ora mi sta per mettere questo che diventa più forte. Beh, uguale, anche da due lo metterei in culo. Cose strane. C'è delle alberi. Eh sì. E quindi io ora devo giocare un po' difficile. Un po' difficile. Sì, che lui piazza dei mostri allucinanti. Molto bene. Una di quelle momenti in cui dovremmo perdere per forza. Perché a sto punto alcune volte mi viene da pensare proprio quello. Allora. No. E se io facessi qui? Guarda anche altri pesci scribi in profondità. Vinto. Perfetto. Ora cazzo, vabbè, devo arrivare in fondo, giustamente.
un alterato come ho detto, puoi scegliere quale carta e quale bestia. Ah, scelgo te. Quale bestia vivrà all'interno del tuo bot? Lui voleva la, il pesce. Sì, quasi lui. Perché ha il veleno almeno. Ah! Stavo giusto per estrarlo. Ma è difficile. Ah, mi ha fatto una scorciatoia. Ok, andiamo. Allora, che cos'hai? Ah, quello che si trasforma. Ovviamente non ho potuto giocare all'inizio. Quindi mettiamo questo. Ah, già, non si attaccherebbe la vicenda. Però possiamo fare questo. Te sei votato a morire e te ti distruggo anche quello. No, perché non la... Ah, giusto. Non ci si... Perciò prima? No, ho vinto. Ah. Mi ha ascoltato. Cioè, allora. Io non l'ho, non l'ho usato. Sì, perché devi tornare indietro. No, no, sono anche tornato, ma non è quello. Ma dove maggiore? Ah, ok.
Il no, il dettaglio. Questo modo di giocare faceva pessime giocate ogni 2x3, gli importava più della storia delle carte, gli piaceva creare mazzi a tema non forti. Mi capisci, giusto? Una strategia perfetta è l'unica cosa che conta in un gioco di carte. Comunque dicevo, perché volevo puntare agli ultimi due, che uno che c'è, il timolino dello zacchiotto e l'altro questo, che non so cos'è. Ma infatti era nascosta. Se vedi, non te la faceva vedere. Vedi? Questo è quello che si trasforma. È quello che ti dà un coso casuale. Questo non sarebbe male, però è troppo alto. Preferisco più questo, allora. Perché questo è 0-0. Cioè, perché zero. È 0 d'attacco. Non ci servono carte che faccio cominciano a fare del danno. Che c'è questo cosa? Switch? Non come so facciate con roba simile, ma faremo qualche scambio. Per una di queste dovrei scambiare una delle tue carte. Questa. Cosa mi darai? Cosa possiamo dare? Sono tutti buoni. Questo è utile. 0-3. Questo? Che tanto non lo giochiamo mai quello. Ok. Ah, questo poi metterli dentro di sé che può trasformarsi poi in un animale. Qualcosa che usiamo spesso. Un robot cecchino. Quale animale? Quello volatile sarebbe inutile. Questo se ti ammazza quello davanti. Mio Dio, parla di me. Ok, una sensazione che mo sputta il pistolero dei noartri. Ah, era già spuntato prima. Ma è stato un coglione perché è spuntato qui. Vabbè, sarebbe inutile, pronto. Tutti i volanti, molto bene. Se ci metti il... no, a parte che il puzzone comunque te la metti di un lisce di uno. Però è sempre utile, ti fanno almeno un danno in meno. Devi pescare una carta. Non te lo pare l'albero. Ah, cazzo, è vero, ci avevo pensato. Questo ti ammazza quello davanti. Ciao, volevi? Può darsi che più stelle vuol dire che possono trovare una persona da amare e fabbricare qualche figlio.
Invecchiare, lasciare di vita ai miei figli, lasciarmi arrugginire soddisfatto del mio operato, circondato dalla famiglia. Ma prima, eliminare il bersaglio. Gnocchi, ora bisogna ritornare qui per riprendere il nostro bottino. Che noi saremmo venuti di qua. Siamo andati qua, giusto? Sì. Già, che ora c'è la scorciatoia. Perché me lo fa sempre vedere? Vedete, diti cosa vuole. Vabbè, ho comprovato lo stesso qua. Ora però sarebbe qua, che poi tanto si muove a quello. Esatto, è quello. Sarebbe un suicidio, quindi metto qua. Sacrifici per la causa e basta. E questo non dovrebbe una carta che possiede questo sigillo. Quando ti rometti di fronte subisce un danno e più gli ho messo anche quello puzzolente che fa anche un danno in meno. Basta, poi io sparo altro. Ok. E qui c'era quello della cosa. E qui siamo dove sarà prima. Ora qui bisogna capire ma perché? Ah già, è vero, perché lui fa vedere cosa si trasforma. Allora, questo mi dà qui. Ah, perché diventa cecchino. Non male in realtà. Ah, tanto te lui viene bloccato da quello. Quindi intanto tu. E questo dato ci dovrebbe dare anche uno in più. E così potresti ucciderlo subito. Il cecchino, esatto, proprio lui. Sono diventato un problema. Ma quante cazzo di carte ha il domandone? Cazzi volanti. Infatti sta difesa 3. Ah già, poi si trasforma, però... Con questo li fai distruggere un coso della bomba e lui resiste. In teoria. Sì. Abbiamo perso. Abbiamo perso? Eh sì. Aspetta. Ah, davvero non abbiamo punti. Non abbiamo più soldi.
questo e basta. Lo sacrifico. Vabbè, a questo punto mettici il contenitore della cella, quello sono tanto. In realtà non lo sacrifichi perché prenderebbe il danno, si sposterebbe e ti farebbe rifare 4 danni dopo. Beh, se metti il coso, no, a quello, ah no, se no così ci quattro danni per forza. Ok. Visto che prima stavo guardando le live precedenti, avete superato l'orologio? No. Perché non mi ricordavo, non ci si ricordava l'ora. Ora, visto che tanto possiamo, penso, tornare indietro. A parte non lo so perché quello era un incontro. Cioè. Andrà qui là. Ah no. Bisogna andare per forza avanti. Ho capito. Cioè. Devo scegliere uno o scegliere l'altro. No, che qui fai meno incontri. E ora questo c'è da capire come o ci sta girando male o c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Ora tanto qui mettici qualsiasi cosa inutile. Sì, esatto. Però posso usare questo. Che questo non ho ancora capito. Quando una creatura si sposta... Fa direttamente un danno alla creatura che gli viene messo davanti. Quindi gli leva una alla difesa. Quindi se gli mette il coso in teoria dove... Esatto, muore. Questo si sposterebbe. Lo blocca, ma niente. Mettilo davanti all'albero. Perché colpisce, si mette di lato e dice vabbè, chi se ne frega. Ma poi lo colpisce dopo quando ritorna normale. Che ora si trova davanti e te lo distrugge. Lo diminuisce un danno per chi gli sta davanti. Quindi è utile fino a un certo punto. Oddio, puoi far meno danni al cazzo volante. Vabbè, distruggerebbe questo uguale. A parte no, distruggevo lui.
No, direi che te non ti sacrifico. Però potrei levare questo. E questo almeno poi ci metto quello. E nel frattempo io metto. Questo lo metti in fondo di là. E meno il minatore lo lasci per morire. Cazzo. E abbiamo perso. Ah, che palle. Oh, non riusciamo a battere quel pezzo, eh? E rifacciamo tutti. Mi viene a ridere se una volta ci c'era carta a cazzo di cane e qui perdiamo. Guarda, che tanto il primo giro posso anche fare così, tanto lui è zero. Questo che comunque mi ritorna in mano. Quello che mi preoccupa poi è questo. Posso mettere così. Poi vabbè, inutile. Devo bloccare almeno un danno. Ora, questo che almeno distrugge qui. Aspetta, c'hai. Non puoi usare quello che attacca da due parti. Sì, ma a me mi interessava. Ah, però questo rimarrebbe in vita. Che quello è vero. No! E addio tutti i soldi. Sì. Anzi. Sai che mi è venuto in mente una cosa per quello. Eh? No, ti dicevo che era venuto quello che attacca. Però se metto. Questo cosa fa? Una carta potrebbe. Pesco una carta della tua pila. Ah, la tua pila è con territorio. Ah, vabbè. Potrei anche metterlo effettivamente, ma. Anche pro che tanto viene distrutto da questo. Quindi direi intanto di precare il meno possibile, sì, e fare così. Ora diventa interessante con questa. Almeno mi levo dalle palle direttamente quello. Tanto da uno non ho niente. Robo pesce. Non dovrebbe ucciderlo il cazzo qua. Ma che bastardo. Cosa gioca quello che attacca due volte e vinci. No, metti robo sentinella, se no non puoi mettere più cazzo. Quello che non ho ancora capito è cosa bisogna fare laggiù. Ah, no, ci... ah, rimane finché non ci ritorniamo. Ok.
Cioè quello rimane lì comunque. Allora, questo tanto me lo blocca lui. Non ho niente con danno iniziale, vero? No. No. Ok. Perché ho preso quello? Il minatore può uccidere il piccione. Che poi si sposta di qua. Questo distrugge questo e poi si sposta di qua. Sempre volante. Ora 4. Mettici il robo papero sul coso della bomba, per forza. Questo? No, robo scudo. Che quindi anche se gli viene la bomba addosso, non cosa. Guardate che ci stanno venendo tutte carte di merda. Cioè, anche me. Scusa, ma il coso là delle bombe, cosa ti fa? Mette, guarda, cioè. Vabbè, volevo provare. Se no. Sì, però non è possibile. Come facciamo io a bloccare? Cioè, di una casualità disarmante questa parte, eh? Sì, anche perché, cioè, più forte di così non possiamo arrivarci. Sì, me la sono pesce. Anzi, blocco l'attacco. Invece di 6 almeno prendo. Io? No, ma... questo lo uccide, lo assorbe ma distrugge anche okay, questo. Mi avevo dimenticato della bomba, ok. Per un attimo ho detto vai, ti pigli 4 danni a caso. Allora, quello è 0. Un incontro posso anche passarlo. Peccato che mi distrugge questo. Che lo so che sembra di buttarlo via, ma però abbiamo vinto. E hai contato quanto ci serve per vincere un incontro? 6 pare. Dal centro a lui 6.
Cazzo da due. Metti quello. Forza. Io non riesco a fare danno, com'è possibile? Gele. Vale, c'è il pipistrello. Non è uguale, ora ti butto su con questo. Non c'è Persia. Non c'è, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. C'è qualcosa, c'è, allora, no. C'è qualcosa, non è possibile perché non riusciamo. Questo perché è l'unico che ti fa vedere così? Come ad esempio anche questo. Cazzo, mi è venuto in mente, cosa mi ricorda sto gioco? Adventure Time? No? E chi è Adventure Time? Cazzo c'entra? Adventure Time non è quello col cane e il tizio. Infatti, che c'è secca su it. O il gioco di Adventure Time. Ma anche quello qualcosa avevo visto, non so cosa ci incastri. Poi magari mi ricordo male io, anche perché se parli del cartone non l'ho mai guardato. Quindi. Ci abbiamo provato, ma ci è venuto l'orticaria dopo 2 secondi, mi pare. È colpa delle tipici anime alla Cartoon Network. Sì, che li odiamo. Che non, cioè, non ci pigliano. Per il certo motivo no, perché lo stile junk punk, lo stile creepy, il gioco di carte e i personaggi folli. Adventure Time c'è il gioco di carte. Che lo stile è un po' creepy, è vero. Per alcuni personaggi è vero. Il gioco di carte non lo ricordo. Carte bellicose, si chiamano così, il gioco è inventato da Jake. Ah, ok, non lo sapevo. Diciamo che le prime 2 stagioni sono molto episodi autoconclusivi, poi da lì. Ah, ok.
Beh, che ho provato quasi tutte le combinazioni e non viene fuori niente. Scusa, voglio vedere se è questa l'immagine corretta. Butta giù. Guarda, così, così. Così e poi lo butta su. Ma si è fatta? Si era Come? fatta noi? Ah, il Vagobot. Ah, è quello che non Diverso da... c'eri, era quello che era Quello rinchiuso nello spazio. oscurità infinita. Ok. Ah, già, è vero, ecco che cazzo volevo guardare anche. Guarda un po' se lo trovi, a me facciamo prima. Comunque, vedo che è già passato l'intero. È bello come Fallout 4 che non ti ricorda. Vabbè. Dice che poi aspetta. Sto dicendo questo, ma come minimo. Infatti, c'è Anthem, Broken My Steam Deck, Rollshin, Xylane. Che ci stanno guardando, non so se siete past, vi ringrazio tutti per state guardando e ovviamente Twitch non vi conta. Allora, se è come quello. Coso è con quello più lungo Che è questo? sull'1. Quello più corto sul 4. E quell'altro sul 5. Quindi No, è portateci quello un'altra. diverso. Ma portateci che bisogna portare quello. Ora bisogna capire come battere quello. Com'è che si arrivava allo shop? Di qui, ok. Però Bisogna non abbiamo cambiare soldi. lo zero. Ah. Devo scrivere almeno tre opinioni su cosa? Su cosa, Simone? Vi ricordo, ragazzi, di andare a controllare la pagina Facebook e lasciare commenti o comunque utilità a Simone. Olè? Sweet. 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 Queste cose le scrivete però su Facebook. No, allora, sull'ultima suite ti posso. Ah, guarda, ci ho dato. Cosa fa questo? Quando una delle tue creature si trova in uno No, lo spazio, ricorre. L'ultima l'ho una carta che ricorretta, quella che possiede vedi qui. questo sigillo si sposta. Ah, interessante. Allora, tu sacrificati. Io provo ora uno solo. Grazie.
Ah, ok, quello per l'orologio trovi proprio una zona nella mappa che ti dice l'ora. Che non hai corretto. Comunque io vado a letto che domani sì. No, veramente l'ho ricorretto anche con la correzione, aiutandomi anche con la correzione proprio di Microsoft Word. E a parte alcune frasi che erano un po' lunghe, le ho dovute spezzettare. Per il resto non posso dirti niente, non posso dire niente sul contenuto, perché quello non, cioè, però sulla forma è corretta. Però ragazzi, ve lo diciamo per l'ennesima volta, non scrivetelo qui, non scrivetelo su Telegram, scrivetelo su Facebook, è quello il social, è lì che dovete scrivere le cose e far vedere che vi interessa. Se no, ripetiamo, abbiamo fatto la pagina, l'abbiamo creata apposta per voi, ma voi tutto fate tranne che utilizzarlo. E ci siamo. No, non diciamo, non dica a te Simone, diciamo proprio a Sweet, nel senso, se vuole fare una critica su un contenuto che c'è su Facebook, devi fare su Facebook. Non ha senso. Ho fatto il live. Ma Simone, te sei l'ultima persona a cui diciamo le cose. Allora, quello viene bloccato lì. Te non ti posso ancora giocare. Ti metto qualsiasi cosa. Vai. Vabbè, più se proprio musica a lui. Cazzo. Oh, e niente, non riesco o non riusciamo a buttarlo giù. L'albero niente, non fa niente, semplicemente è una difesa. O io non riesco a capire la tattica. Cioè, perché non è possibile. Lui istantaneamente perché per forza? Perché qui troviamo i volanti che ha lui. Fanno 2 di danno. Sì, fanno un botto di danno. Ah, comunque, guarda. Passa il turno direttamente. Però questo, perché non lo fa il danno quando lo metto? Ah, perché ci deve essere messo dopo. No, gli diminuisce uno la difesa, praticamente. Se lo mette l'attacco. Diminuisce uno l'attacco. Sì. E uno la difesa. A tutte e due. Sì, sì, sì. Però il problema è che ora come ora abbiamo un po' inutile. Però prenderei 4... Devo scegliere tra 2 di danno. No, potrei fare, guarda, così.
Vai. E questa me la viene distrutto istantaneamente. Ok. Mettilo sempre. No, qui, perché questo scende. L'attacco, io l'attacco. No, no, è vero, ma attacco. No, no. Vabbè, poi muore dopo. Comunque lo di. Almeno levi la carta che ti leva 4 di danno ogni volta che si osa. Ma perché volevo distruggerlo con questo? Però se io lo metto adesso. No, pigli un danno solo, in effetti. Sì, ma poi me lo distrugge questo. Lo metti al turno dopo. Lo metti adesso. Perché infatti ora adesso questo posso fare così. E mi rimane, quanto mi rimane di energia? Uno, cazzo. Vai. Quanto sei. E te lo rimetti di nuovo, cioè. Però anche due. Metti l'iniziativa. Il minatore. E non fai tutti i danni possibili. Ok. Ma il problema non è che poi roso sempre che noi si va sempre a pelo a fare a cioè non è vero. Alcune volte si è fatto anche un botto di più. Vuoi tornare indietro e provare a vedere di spec? Ma devo rifare altri incontri. No, fai col teletrasporto. Sì. Cosa da dove esponi? Ah, ok, no, certo. Anche perché qua rifai il giro di qua. Qui è chiuso. Quindi mi sa che è qui. Te lo lascia come prima mossa libera per poi riaffrontarlo quando torni indietro. Te l'aveva detto, se no è troppo facile. Allora. Volante. Mettici qualsiasi cosa di cui sarebbe inutile. Però al turno dopo potrei distruggerlo. Perché il problema è la sfiga nostra è che non riusciamo mai a bloccargli il primo danno. E noi dopo non riusciamo a fare niente perché siamo costretti costantemente a paragliela. A parte che ormai è troppo tardi, ma prima tanto noi facciamo 0, ma lui ci rifà altri 4 danni. Aspetta, gioca quello lì. Mettiti pure il drone. Mi fai 2, 4, 6. Almeno mi fai un botto di danni. Oh.
Sì, devono. Ora volendo sei. Sei stato il fornito dei tuoi oggetti, ok. Ora. Ha salvato. Volevo andato a. Sì, sì. Che noi ne abbiamo 19. Volevo vedere questo cos'è. È quello che ti potenzia. Mentre quello lì è quello che ti fa diventare animali. Sì, e questo non lo so. Vabbè. Quindi ti mette una cosa in più? Sì. Mettiamole a quelle con due o con uno, tipo lui per ora ha solo difese. Potrebbe venire qualcosa. Cioè, potrebbe venire qualcosa. Forse da conviene magari più al binatore che costa 2. Però se dai, mi viene qualcosa di utile. Oltre a spostarsi e basta. Abbiamo quello che ci ritorna in mano. Mortale, questo che porta a doverci fare a noi e quello che leva uno alla, a chi si, all'attacco di chi si trova davanti. Chi cosa non so cosa conviene? Oddio, tra il cecchino e il puzzoletto sono indeciso, perché il cecchino fa anche se ti sposti decido io dove attacchi. Esatto. Chi se ne frega. E il puzzolente in realtà può essere un comunque toglio. Secondo me questo sarebbe buono come combo, perché questo si sposta dove li fare, però decido io dove. Ora, a rigor di logica negli spostamenti, se no. Questo è quello che ti fa diventare mezzo animale il. E questo allora cos'era? Le pelli? Eh sì, che uno ci si dovrebbe metterla. Sì. Vabbè, se non ricordo male quel passaggio dovrebbe essere qua. Penso sì. Comunque avevo visto salvare. Vabbè, al massimo si rifà. Sì, perché... Allora. Oh, raga! Deve essere... È sempre più complicato. Sì, doveva essere il giochino della merda, invece era là. Bello complicato, bello duro. Stiamo andando. Io pensavo durasse poco, come lo ammetto. Pensavo durasse gioco, il gioco durasse poco. Oh, sì, infatti ragazzi, pensavo fosse rimanesse nell'escape room, nel senso del primo. Invece poi cambia, ma sono sicuro che risuccederà, perché ho uno strano presentimento che dovremo farlo per tutti e quattro. Perché sta cosina. Già. Perché probabilmente se guardi le quattro lapidi c'era anche il troll in effetti. No, ma infatti te l'ha detto, lui era uno dei quattro guardiani. Esatto, quindi a meno che non ti faccia fare tipo scegli parte col troll, poi dopo scegli chi vuoi essere. No, però anche nemmeno a dire così ti toglie un altro possibile, ma anche nemmeno quello. Ma anche perché come potevi scegliere, cioè potevi scegliere anche la bestia, quindi cioè. Ah, ma noi il robot mi sa che è l'ultimo che abbiamo sconfitto. Sì, ma non credo sia per quello. Comunque, ragazzi, vi ringrazio tutti quanti per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Vi ricordo questa settimana normale programmazione. Mattina con me, per chi c'è. Mentre continuo la mia scalata verso il successo con l'incantatrice. Per adesso, quando arriviamo alla difficoltà inferno, penso mi faccio un buco di culo così. Pomeriggio, Mirko che ciancia con le ciance da Master. E domani sera, sempre qui, con Inscription. Che ormai voglio vedere la fine. Voglio sapere la fine, dopo tutto sudore, le bestemmie, voglio sapere la fine. Quindi, non mancate se volete sapere anche voi. Buonanotte e alla prossima. Ciao.